E allora buonasera a tutti ragazzi, amici cavalieri che siete collegati. Allora scusate il ritardo, purtroppo ci sono state delle situazioni che abbiamo dovuto risolvere, la colpa è solamente ed esclusivamente mia. Siamo pronti questa sera, una puntata eccezionale. Andate prima, aspetta, aiutatemi un attimo, vi tolgo un minutino per ricordarvi i vari appuntamenti. Mi raccomando, la domenica in live su Twitch c'è la nostra Giovanna con il guest chatting, parla di tutto e di più, sempre serie TV, cinema. L'ultima puntata la trovate su YouTube, è un Halloween special. Poi il martedì mattina bisettimanale c'è il guest news, commentiamo leggendo il giornale, ecco, ci mettiamo ipoteticamente su un ideologicamente al baretto con un caffettino, un cappuccino e apriamo il giornale utopico dei film, delle serie TV, delle curiosità. La prossima puntata della prossima settimana parleremo, per esempio, di quello che ha combinato il nostro amico Puff Daddy. Che carino Puff Daddy, che si è scoperto essere esattamente con lo stesso carattere del nostro Death Mask, del nostro Cancer. Era un manipolatore, uno che non guardava in faccia a nessuno, e se uccideva qualche bambino per sbaglio era perché purtroppo la guerra porta anche a degli omicidi involontari. Il nostro Puff Daddy, ne parleremo martedì mattina. Siamo pronti, stasera andremo a vedere L'ira del dragone, uno degli episodi più importanti, quello che praticamente cambia un po' tutta la visione che abbiamo sul personaggio, uno dei personaggi principali che è Sirio il Dragone. Questa sera ci sono delle persone in trepida attesa, mi stanno aspettando da un'ora, ma io l'ho fatta apposta in realtà. Adesso ve lo svelo, volevo caricare queste persone di un'attesa che adesso è finita. Vedremo la puntata insieme, la commenteremo insieme, siamo tutti carichi, c'è una persona che è più carica di tutti, che lì è in attesa. Allora andiamo con la sigla e poi cominciamo la serata. Il cuore batte ancora in me, batte come batte quello di Lehman Friends, che ha organizzato questa splendida diretta insieme a tantissimi amici ospiti. Insieme ripercorreremo le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco, ma per farlo occorre che io faccia bruciare il mio cosmo! Brucia! Cosmo delle 13 stelle, brucia! Le forze oscure devono cedere il passo! Fulmine di Pegasus! Nostro Agostino, grazie Agostino che ci sei, che ci hai fornito di questo capolavoro. E allora andiamo a presentare gli ospiti, e lui è in trepida attesa, sta aspettando da quando abbiamo cominciato questa cosa di vedere le puntate insieme. È Leo Shiryu con noi. Ciao a tutti, buonasera. E poi è tornato a vari palcoscenici, dirette televisive, Instagram, di tutto di più, il nostro Brixnerd. ciao ragazzi. Ciao Marco. E ciao. Poi abbiamo il professore, anzi no, lui non è professore, il nostro teologo, il nostro Angie and Jiggle. Teologo, ciao a tutti. Ciao. Rappresentante della nostra sigla è lui, il doppiatore, colui che è riuscito a battere Ivo De Palma con il fulmine di Pegasus, Agostino! Ciao Ago. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Eccolo qui, lui è un poeta, un filosofo, colui che ci dà tutte le nozioni, non solo, anche il videomaker di Lehman Friends, il nostro Max Anfitrione! Buonasera a tutti! Ciao Max! Buonasera! Ciao, ciao, ciao! Applauso a tutti noi ragazzi, ma soprattutto a voi che ci avete aspettato, che mi avete aspettato, grazie mille. Basta applausi. Penso che Leo Shiryu avrebbe aspettato anche tutta la notte per questo episodio. Infatti ho fatto scorta di caffè e guardate la tazza. Ma guarda, non è il solo. Io sono stato generato dall'intelligenza artificiale apposta per vedere l'episodio. Ecco. Allora ragazzi, facciamo come al solito la puntata.
come al solito facciamo il nostro recap generale. Ci siamo fermati, lo facciamo per chi vede in live la puntata, ma anche per chi la vedrà magari in post visione. La troverete su YouTube fra qualche giorno, non vi dico quando perché è una sorpresa. Intanto segnatevi al canale, iscrivetevi, mettetevi un mi piace, che questi ragazzi hanno bisogno anche della vostra del vostro aiuto. Mi piace, ci può aiutare a fare delle serate migliori ed aspettare l'IM anche un'ora. Esatto. Allora, facciamo subito un giro. Siamo arrivati alla quarta casa di Cancer. Finalmente abbiamo conosciuto il Cavaliere d'Oro di Deathmask. Deathmask è veramente un grandissimo pezzo di fango. La casa è tutta adornata di teste. Andiamo subito a sentire. Allora, Leo Shiryu, però devi dire che forse avete un nuovo nome nel gruppo. Sì, abbiamo un nuovo nome, un nuovo logo, eccetera, però siamo sempre noi, sempre con la nostra passione, il nostro impegno che mettiamo sempre, io, Frank e tutti i ragazzi dello staff. Intanto colgo l'occasione per salutare Frank, che purtroppo non può essere con noi per motivi di lavoro, però Leo, è sempre... Leo, il nome com'è? Soldier Dream Classic Toys Italia. E allora facciamo un applauso a Sanseia Soldier Dream, Jest, Pan.com, Cavaliere dello Zodiaco.legend.italia, .2. Questo nome me lo tatuerò sulla schiena. A me sono Frank e Leo. Comunque bastano due. Basta che non cambi più poi. Vabbè, comunque stavo dicendo, purtroppo Frank non è potuto essere con noi stasera per motivi di lavoro. Ci tengo comunque a salutarlo. Spero di riaverlo anche. Ciao Frank, ci manca il tuo calore, ci manchi Frank. Torna presto. Torna a casa. Il freddo quasi. Dire a Frank qual è la sua puntata preferita, così cambiamo il giorno e lo accogliamo. Mi manca anche a me il caro Frank. Immagino che la sua puntata preferita sia quella del finale del santuario. Ma noi non spoilereremo cosa succede in quello. Sono tante di mezzo. Salutiamo Brix Nerd. Come stai, Brix? Bentornato. Bene, molto bene, grazie. Ciao a tutti. Voi come state? È un po' che non ci si vede più, per vicissitudini varie mie. E anch'io attendo questa. Cioè, non potevo mancare questa puntata qua. Non potevo mancare. Piuttosto con una gamba rotta, ma dovevo esserci, perché questa è una delle puntate con la P maiuscola delle 12 case, quindi mi raccomando, seguite su Instagram, appassionato di cinema, roba ovviamente nerd, ma anche di se stesso, cioè di Brix nerd, è appassionato un po' di... Max Anfitrione, come stai? Il nostro videomaker dell'Im and Friends, tutto bene? Hai qualche nozione stasera per noi più tardi? Ne ho e anche tante, ne ho tantissime, no tante, tantissime. Sto crescendo a livello artistico, la scuola di mio zio cresce sempre di più, sempre più ragazzi. Ho fatto amicizia con dei ragazzi nuovi, ma che hanno veramente il cuore d'oro. Il secondo gruppo, fantastico. Ma quando ho saputo che stasera ci sarebbe stato Cancer, ho detto, che faccio, io non mi presento stasera in live? Certo che mi presento in live stasera, è uno dei miei gold preferiti, tra l'altro, e stasera scoprirete perché mi piace così tanto, nonostante la sua cattiveria. Salutiamo Agostino, il creatore del Fulmine Pegasus più bello, che adesso il suo canale Instagram si chiama Agotaku Channel, ma anche Gambit. Vediamo perché, fa anche dei giochi di magia con le carte, eccolo qui. Ah sì, sono Santa diventato Lita, ufficialmente il Gambit. Attenzione, guarda che roba. Che bello. Attenzione, Gambit è pronto. Ci vorrebbe una musica adeguata. Alla Terence Hill. Esatto. Ci vuole una musica adeguata, eccola qua. Tre di quadri, andiamo. Eccolo. Purtroppo sono... L'inquadratura è un po' quella che è, ragazzi, scusate, purtroppo... va bene, perché Gambit... E comunque
Io ti chiederei, Lim, scusami se mi prendo un attimino di tempo, un attimino certo. Ancora la camera 1 per far vedere un nuovo arrivo. Cioè, nuovo arrivo che è qui conservato. E ragazzi, l'avete bestemmiata per tanti anni, io vi ho sempre detto che sbagliavate a bestemmiarla, no, ma io non l'ho. Lei in pietra, signori. Lei di Isabella. Strepitoso. Allora, io non amo particolarmente il personaggio, però riconosco comunque la bellezza dell'opera. Ma come si fa a non amarla? Come? Io come reincarnazione di Atena ne preferisco un'altra. Sasha. Sasha. Sasha mi batte. Però Lady Isabel è bella. Salutiamo il nostro Angie, andiamo avanti. Angie, come stai? Sto bene, grazie. Tutto bene. Tu mi avevi detto, arrivo un po' più tardi, allora io ho detto, vabbè, a sto punto faccio più tardi. Ci siamo, io sono arrivato presto, vabbè, pazienza. Comunque, anch'io non potevo perdermi questa puntata così importante, così centrale, sia perché, come sapete, apprezzo particolarmente il personaggio di Ushirio, e poi perché Cancer, nel bene o nel male, è il mio segno. Diciamo, ho avuto, come ho sempre detto, un rapporto conflittuale con questo cavaliere, che in realtà ho molto rivalutato negli anni rispetto a quando ero un po' più piccolo, adesso lo apprezzo di più. Allora facciamo una cosa, facciamo il giro della puntata precedente in fretta e furia, così ci andiamo a vedere l'ira del dragone. Leo, la casa di Cancer, prime impressioni della puntata precedente. Beh, che dire, diciamo che adesso i nostri amici hanno incontrato davvero un avversario tosto, cioè non che Gemini fosse da meno, però diciamo che Cancer, specialmente Cassirio, gli darà molto filo da torcere. Anche se poi vedremo che il nostro Beniamino poi saprà ben farsi valere. Oddio, ci vorrà qualcosa per motivarlo, per spronarlo, ma non voglio dire altro. Brix, allora noi siamo arrivati, Brix, visto che sei mancato le ultime puntate, praticamente siamo entrati nella quarta casa, abbiamo fatto conoscenza di Deathmask e Deathmask ha lanciato Pegasus, è passato alla quinta casa e lì ci saranno cazzi per il povero cavalluccio, ma Sirio il Dragone è stato spedito nell'Ade e vede Crystal che cammina con le anime, non so se ti ricordi. Mi ricordo, è casa spettrale, dove c'erano anche le facce dei bambini, se ricordo bene. Quindi esatto. bambini che lui ammetteva di aver ucciso, perché tanto alla fine comunque chi gli si apparava davanti faceva quella fine lì. Quindi proprio pezzo di M proprio fino in fondo. E quindi prima grande prova per Sirio, quindi viene scaraventato nell'Ade, momentaneamente non è più cieco, perché credo che nell'Ade non questo handicap si annulla, e sì, mi ricordo che era una puntata abbastanza piccolino, la prima volta l'ho vissuta abbastanza in modo strano, perché comunque quella casa lì era abbastanza fetida come ambientazione, un po' paura. Bravo. Mi faceva Deathmask, quello sì. Perfettamente era d'accordo, la casa era spettrale, mi faceva paura pure a me. Anfi, vai tu! E che dire, la puntata precedente è stata una puntata che ho apprezzato tantissimo, che ci introduce, appropinquiamo così al custode della quarta casa, il nostro beneamato Cancer, non tanto amato forse un po' da tutti, ma da me sì, e so che c'è qualcun altro qua che è Angie, che con il tempo ha imparato ad amarlo, e oggi in particolare vedremo quella che ritengo essere una delle mie battaglie preferite delle 12 case. Allora andiamo su Agostino. Ago, te la ricordi la puntata? Tu ovviamente sì, te la ricordi perfettamente. La puntata io me la ricordo ovviamente, perché con tutti i rewatch che ho fatto della serie me la ricordo.
Però, ahimè, mi ricordo che io da quando è uscito il film di Legend of Sanctuary, il film in CGI, non riesco più a prendere Cancer sul serio dopo quella beneamata canzoncina che mi è entrata nelle orecchie. In quindi, diciamo che lo hanno ammorbidito un po' quella scena dei musical. Poi ragazzi, io l'ho sempre detto, non mi sono mai vergognato di dirlo, io non nutro particolare simpatia per i Cavalieri d'Oro perché non li ritengo sopravvalutati, ma ritengo che questa saga, nonostante sia la più storica, sia un pelo la più osannata, la più sopravvalutata. Ma attenzione, non sto dicendo che è brutta, sto dicendo che secondo me i fan dei Cavalieri sono troppo rimasti inchiodati a questa saga delle 12 case e non riescono ad aprire gli occhi verso nuovi orizzonti. Ma questo è un parere mio, ragazzi, ovviamente. Ah, tu stai aprendo proprio una discussione macroscopica, attenzione! Esattamente. Rischiamo di scoperchiare il vaso di Pandora. Però diciamo che non hai tutti i torti, però comunque c'è da ragionare su questa cosa qua. Facciamo così, dato che mi piace... Mi piace questo discorso macro espressivo che hai espresso. Facciamo così, finiamo poi la puntata, adesso parla Angie, e poi lo riprendiamo questo capitolo, magari sul finale, così non usciamo off topic dalla puntata, va bene? Benissimo. Angie. Sì, piace molto anche a me l'argomento, anche perché secondo me... Questa serie, vabbè, poi ne parliamo dopo, però questa serie ha gettato delle basi un po', una struttura che poi anche nelle successive si è rivelata un po' troppo ripetitiva. Invece rompere qualche schema, secondo me, avrebbe fatto molto bene e ha fatto molto bene alla serie laddove c'è stata. Quindi, vabbè, comunque questa è la mia opinione generale, poi dopo ne riparleremo. L'episodio scorso avete detto, insomma, interlocutorio, diciamo, quindi dove appunto è stata presentata la casa in maniera, secondo me, molto... molto forte, molto importante, l'abbiamo detto, e il Cavaliere di Cancer si è confermato essere quello che sembrava, che era sembrato da una prima impressione ai Cinque Picchi, quando si era visto già i Cinque Picchi, e poi insomma l'ingresso nell'Ade, anche quello inquietante, faccio giusto il riferimento, diciamo, quello che rompeva un po' l'incantesimo di quell'atmosfera lugubre era il cartonato di Lady Isabel che appariva a Shiryu per motivarlo, quello esteticamente è un po' ridicolo, però non importa. E, per il resto adesso vedremo un grosso combattimento, che se posso anticipare è un combattimento tra impari inizialmente, nel senso che Shiryu non ha e non uscirà da qui col settimo senso acquisito, ma dovrà, diciamo, la sua reazione dovrà essere innescata da un fattore esterno che, diciamo, gli permetterà di far leva su quello che è un aspetto che finora del Cavaliere del Cancro è emerso e che tutti noi con un po' di intelligenza ci chiediamo, no? Come cacchio fa un essere del genere ad indossare un'armatura sacra? In effetti ce lo siamo sempre chiesti. Tra l'altro poi il titolo originale della puntata non è L'Ira del Dragone, ma La Preghiera di Shun Rei. Esatto, che la dice lunga su quello che vedremo, però ne parliamo qui e poi nel case study della prossima settimana, immagino. Case study che condurrai la prossima, sì, fra due settimane, e quindi parleremo un po', cioè ci addentreremo, no, nel personaggio. Ragazzi, so che, insomma, ne abbiamo parlato, diversi di noi anche, insomma, questo personaggio l'hanno inquadrato molto bene, secondo me su un personaggio come Death Mask c'è tantissimo da dire. E in generale sul Cavaliere del Cancro della Quarta Casa, che sebbene non rivesta un ruolo principale, non è assolutamente neanche ritenuto uno dei più forti, quantomeno nella serie classica, in realtà è uno dei personaggi più caratterizzati, è uno dei Cavalieri d'Oro, attenzione, più caratterizzati della saga, e questo poi si è visto anche nelle successive espressioni un pochino dei Cavalieri, anche in Los Gambas, in altre serie. Quindi, secondo me, nonostante il personaggio di Death Mask sia un po', diciamo, opinabile, c'è tanto da dire sul Cavaliere della Quarta Casa, quindi vi aspettiamo per la prossima puntata anche. Beh, sì, ci sarà molta carne a fuoco, quanto pare. Tanta. Quindi che si sta. Poi fra l'altro, mi raccomando, nella sezione community del canale YouTube c'è ancora il sondaggio che sta andando se il Death Mask è scarso oppure
Non so, questo è il sondaggio più semplice che mi è venuto. È scarso oppure è molto sottovalutato? Vabbè, poi ne parleremo. Al case study, al case study parleremo anche di questo, perché poi ci sono varie versioni di Death Mask nella serie di Hades, nella serie Soul of God. Insomma, faremo tutto un grandissimo case study su Death Mask. Ragazzi, io penso che ci siamo. Preparatevi. Preparatevi, perché ci siamo. Allora, adesso siamo faccio pronti. Subito quello che devo fare. Quindi il case study non si farà a stasera, quello di Cars. La prossima, sì, sì, la prossima settimana, la prossima puntata. Aspettate, penso io. Ecco qua. Gli strati di spirito. Esatto, era un strati di spirito. Allora, il case study verrà fatto, mi sentite? Sì, sentiamo forte. Il case study verrà fatto la prossima settimana, perché lo facciamo sempre in chiusura del Cavaliere d'Oro, che della casa del Cavaliere d'Oro che finisce completata. Facciamo il case study e parliamo sul personaggio, lo evisceriamo, lo svisceriamo, lo insomma somagniamo, capito? La trippa col sugo. Beh, un bel granchietto. Se voi siete pronti, io sono pronto. Avete tolto ovviamente la sigla. Yes. Non me fate arrabbiare. Mai. Partiamo aspetta che tolgo la musica di sotto. Vabbè, forse un po' di musica la possiamo anche lasciare, magari bassa bassa, perché dobbiamo sentire le nostre considerazioni. E allora facciamo il countdown. 5. Dov'è? 5, 4, 3, 2, 1. Via con la puntata, l'ira del dragone. Vai. Il grande sacerdote di Atene ha riportato un vantaggio forse decisivo nella lotta contro Lady Isabel, mortalmente ferita ai piedi del grande tempio. Ok. I cavalieri che ora sono alla quarta casa saranno costretti a battersi con lui per salvare Lady Isabel. Prima forza, però, forza cavalieri. Le 12 case, la quarta casa è della già esteticamente vista da fuori, no? Che ha questa forma un po' diversa dalle altre. Sì. Sirio, Andromeda hanno passato. Che poi se notate bene, la forma della casa di Panzer non è per niente casuale, perché è la forma di croce greca. Si conclude fatalmente. Di croce greca. Intanto alla quarta casa Sirio affronta da solo il cavaliere di Cancer per permettere a Pegasus questa era una puntata del... molto triste. Qui bellissimo il disegno è bellissimo. Sì. Il cavaliere da fare un poster. Con un micidiale colpo scaglia l'eroe. Ti piace il colore? Posso dire che in determinati casi mi stava più in culo il narratore che altro. Contribuiva molto all'ansia. Mentre Sirio sta lottando, Pegasus è in corre. No, basta, lo so, fammelo vedere, per favore. E vedi, potete leggere qui dal giapponese il titolo che ha detto prima Leo Sirio. La preghiera di Shunrei. O Chun-Li, per chi sta leggendo la nuova versione del manga. Sì. Chun-Li. No, comunque, volevo che dire non significa la stessa cosa. Tra dragone V1, cioè con l'armatura classica, la prima, senza elmo, è bellissimo. L'elmo è fiume affluente. Il capello. Ed è questo il motivo... Ed è questo il motivo che mi fa preferire tanto le V2 alle V1, perché le V2 con i diademi lasciavano intravedere molto di più i capelli. Sì. Ah, madonna, che brutta sta casa. Ma guarda, io vi dico la verità, ragazzi, io la V2 del dragone l'ho rivalutata un po' negli anni, ma all'inizio non la potevo vedere. Ho sempre preferito di più la V3. Io in generale V1 e V2 le ho adorate tutte. Cioè, non ce n'è una che non mi piace. Ragazzi, il potere dell'amore. E infatti è bello vedere come Death Mask non è solo infastidito, è proprio... cioè, questa cosa della preghiera la subisce proprio male. Vito di nuovo. No, perché deve far capire che lui è cattivo. Esatto, cioè proprio questa cosa, questa radiazione dorata che gli arriva gli fa proprio danno. No, sono tutti le stesse persone, tranne Cristo. Sì, tranne Cristo. Ma
perché così, era come era, rappresentato. E poi è iniziata la guerra dei cloni. Che poi tecnicamente non avrebbe neanche senso il fatto che Crystal sia lì, perché sappiamo benissimo che lui non è nell'Ade, ma è altrove, ma questo non sì, lo spoileriamo. Sì, diceva la volta scorsa, credo anzi, mi sembra, questa qui è un'anticamera, quindi effettivamente chi si trova qui non è ancora non è ancora morto. Solo una volta superato il varco dell'Ade, vedi, non è lì. Effettivamente morto. Ma il fatto che abbia ancora l'armatura, invece? Quello è giusto per fartelo capire. Quello è per farti capire lui, che è lui. Ok. È lui, tanto per cambiare, l'unica... Cioè, nessuno ha notato questo biondo... Tanto per cambiare sta pregando. Povera ragazza, passa la vita in ginocchio davanti alla cascata. Sì, e poi fa anche male. Pensavo in ginocchio davanti al dragone. Sulla cascata, pensa loro per parlarsi anche col maestro da un centimetro, devono urlare perché la cascata... Sì. Comunque il lavoro splendido che ha fatto Balzarotti. No, qua è fenomenale. Balzarotti, ragazzi, vi ho detto, è come Dio, va pregato. Pure ragazzi, dice sfumature enormi col doppiaggio di Balzarotti, cioè non oserei immaginare cosa sarebbe senza. Diventare cavaliere non è affatto facile. Sì, io penso a Balzarotti, penso ad affrontare qualsiasi sacrificio, maestro, pur di riuscire a tagliare. Io penso anche a quel ragazzotto che c'ha dietro come sfondo Engiel. Ascoltate il maestro, ascoltate la voce del maestro. Il grande Carabelli. Già. Fiore di luna. Lei si è presa cura di me da quando è venuta qui ai 5. E chi c'è qui? Certo, Fiore di Luna e Sirio da bambini sembrano due bimbi minchia. Perché questo bullismo? No. Questa che sta dietro l'albero e ride. Chiamo Sirio. Capisco. Vabbè, ma sei innamorata, È innamorata, sì, ma infatti è così carina. Oh, la move. Secondo me non aveva molta occasione di vedere ragazzetti. Infatti. Ho il maestro dei cinque picchi. Più che altro una cosa che non ho mai capito è, essendo che erano bambini, forse dovevano dargli delle voci un pochettino più infantili, invece cioè, sono già dei ragazzotti comunque. Voglio imparare ad essere... Vabbè, dovrebbero avere 6 o 7 anni. Quando sei obbligato a campare senza genitori, magari cresci un po' più in fretta. Sopravvivere alle sventure non è stato facile. Per questo ora voglio diventare cavaliere. Per questo sono venuto qui. Tra l'altro la voce di Sirio adesso indovinate di chi è? Calindri. Grazie. No. No. È la voce di Virgo. Bravo. Ah è coso, è Invernici. Che bello l'allenamento. Oh, questa musica a me mi casava un sacco. Sentite che dice il maestro, mi piacciono tantissime le parole. Impara a resistere e soprattutto impara a trovare dentro. Sirio, devi resistere, Sirio. Certo. Il bello è che tutti quando proviamo a imitare Carabelli facciamo il vecchio maestro, ma nessuno sa fare gli altri personaggi che ha doppiato. È bello perché Sirio sembra l'unico ad aver avuto un addestramento marziale nel vero senso della parola, cioè gli altri facevano fa solo gli addominali e gli facevano dai cazzotti alle rocce. Sarà la cultura cinese e il kung fu. La meditazione, no? Sicuramente gli anticorpi li ha sviluppati all'influenza. Anche Crystal che si allenava. Anche Crystal che si allenava in ghiacciai con la canottiera. Sì, in canotta. Sì. Ma sono sicuro che è vero, forse anche peggio. Se ancora una volta tu, Fiore di Luna, mi sarai vicina. Fiore di Luna. Grazie. Sono cresciuti, eh? Esatto. Perché dici così? Sì, bellissimo. No, poi cioè, la cosa bella è che è una voce calda, ma anche molto azzeccata. Cioè, sì. Alza proprio a pennello sul personaggio, che poi è un personaggio con una grande saggezza, sempre molto composto. Cioè, è proprio un'interpretazione perfetta. Cioè, infatti... Non me lo saprei immaginare diversamente. Sì.
Ma difatti io di recente sto seguendo un altro grosso lavoro di Balzarotti che sta andando in onda ultimamente. Non so se ne siete al corrente. Posso lasciarmi morire in questo luogo maledetto? La promessa, non so se avete visto. No. Devo recuperare. Balzarotti doppia uno dei protagonisti e ci calza proprio a pennello, perché proprio c'è, è proprio lui. Anche con se stesso. Bevi questa. Ma che dici, qualche dragone nascente gli scappa ogni tanto? È probabile. Probabilmente ti manda per in culo se glielo chiedi. Però anche qui in questa puntata praticamente tutta molto minutaggio dedicato ai flashback. Sì. Vabbè, devono portarti al punto, al climax, perché si incazza così tanto. Esatto. Alla visione orgasmica di lui che su, da bravo. Ecco. L'ho preparata con le mie mani, finalmente che pensa, quanto mi dava fastidio da ragazzino che pensava solo a Pegasus. Ma scusa, lei era stata bravissima, gli ha detto pensa ai tuoi amici che ti aspettano, lui Pegasus. Pegasus, vabbè, però si sa che hanno un rapporto privilegiato. Vabbè, si sa, è un rapporto d'amicizia, si può stare. È il suo animo nobile che gli ha impedito. Letta una piazza è gigante. L'orgoglio di non avere bisogno di te, del tuo aiuto. Ma chi te lo dice che è una piazza quel letto? Qualcosa dovranno pure fare sti ragazzetti. Posso dire quanto mi casa questa musica, regà? Ma poi qua coso Cancer non era ancora Mario Zucca, era mezza botta, figa. È diverso. No, nella puntata di 5 fosse, ma cioè sicuramente era un'altra voce, non mi ricordo di chi fosse. Sì, era un'altra voce. Allora, nella puntata precedente Cancer è doppiato, ora non so specifico il nome, ma è doppiato dalla stessa voce che doppia i soldati semplici del Grande Tempio. È mezza botta. No. Eccole le teste. Di una donna non ti salverà dalla valle. Torniamo nel presente. Aspettami, sto arrivando. Sono finiti i flashback. Aspettami, sì, io sto arrivando. Questa cosa l'ho sempre capita poco. Cioè, il colpo, per come è rappresentato in questi episodi, il colpo di Death Mask non è definitivo. Cavaliere di Cancer, anche tu qui nella valle della morte. Ovviamente sono uno strato. Che diamo per il case study. Poi, vabbè, è uno strato. Sì. Comunque non è così banale sto, perché ti manda nell'area, stai lì qua, assolutamente no, la parte però, qua è maldogita pura, nel senso che tu dici che lui l'aveva mandato nell'area e basta, punto, in realtà poi lo rimaneva là, perditi, esatto, sì. Comunque ragazzi, da notare qui siamo proprio alla malvagità più pura che c'è, la risata è diabolica, sì. Anche perché adesso qui la scena davanti alla bocca dell'Ade è una di quelle proprio più d'impatto, no? Comunque, regà, per fare un attimino un'altra citazione al film di Legend of Sanctuary, la battuta più bella di Cancer ce l'abbiamo là. Regà, quando Cancer dice devo andare da Miss quanto sono dea a cavarle gli occhi da quella bella testolina, a me fa ridere. Beh, comunque la musica di sottofondo dell'Ade e l'ambientazione è tenebrosa, mi sento così strano, perché non più che altro ti faceva sentire molto dentro la presentazione della casa del leone. Non vorrei che fosse successo qualcosa a Sir. Anche se devo dire che degli inferi la preferisco in Hades, dove si vede, diciamo, l'inferno dantesco più che altro. Ah, beh, certo. Però appunto è che, diciamo, qua siamo ancora nell'anticamera. Qua è... Vabbè, poi lo dico dopo. Sì. Dragone, ce la farai, coraggio. Se continui a guardarla, si spegne la fiamma, te lo dico. Vai avanti, ragazzo. Ioria. Torri! Vedrai che bella sorpresa che ti aspetta.
La domanda per la prossima casa è: cosa avrebbe fatto Aiolia? E rimane una delle armature più fighe. L'ennesimo flashback. Eh sì, un po' troppi, eh. È praticamente, raga, queste puntate servivano per chi non si è seguito le puntate da adesso, dall'inizio fino alla fine. Forse dovrò allungare anche un po' il brodo. Considera che l'episodio precedente, per metà episodio, era un riassunto dalla prima puntata, eh? Ragazzi, scusate, ma io sto cominciando a godere. Beh, ti credo. Il sentiero della Valle della Morte. Che conduce di quel doppiatore, oh. Dai, è figo. Il sentiero conduce alla bocca di Ale, il luogo del non ritorno. Da lì, nella sua semplicità, il disegno rende veramente bene l'idea. Ti piace, vero? Peccato che questa. Io sono sempre più colpito. Che il privilegio di vedere. Ti piace, guarda, vero? La bocca di Ale, Sirio. Guarda bene quei dannati. È un sadico, capito? È fantastico. È un luogo di villeggiatura. Ha ragione Brix, che l'ha detto all'inizio, cioè, da bambino sta cosa non riuscivi ad apprezzarla sull'ansia. Per questo forse l'ho rivalutato dopo. Da piccolo rimanevi traumatizzato, guardavi questa roba. Sì. Vuoi la loro compagnia? Perché mai? Poi anche il disegno, comunque l'espressione facciale di Death Mask è fantastica, ragazzi, cioè. Cioè, capisci che è malvagio da un chilometro. Per una volta poi non vediamo Pegasus cadere, ma vediamo Siri. Oh, vedi che questa me la leggo al dito, Il doppiatore di Cancer in questo momento come si chiama? Dovrebbe essere Orlando Mezzabotta, in teoria. Strepitoso, ragazzi. Cioè, da una profondità a questo personaggio che probabilmente senza un altro doppiatore sarebbe molto meno profondo. Devo dire la verità, adesso che ho finito un'altra volta di rivedere con la mia ragazza la serie di Ade, l'ho apprezzata di più con la voce di Mario Zucca, che poi lo ritroveremo a doppiare anche Hypnos, tra le altre cose. Però sì, anche Mezzabot ovviamente ha fatto il suo, e l'ha fatto veramente con i controcoglioni, se posso permettermi. No, Mezzabotta per il tono, per la profondità della voce che ha, è proprio perfetto per quel personaggio. Come voce io l'ho sempre detto che secondo me Mezzabotta è superiore a Zucca come voce di Cancer. Ci stiamo avvicinando alla goduria. Eh sì, è bello che lo tiene con una mano. Tipo Goku, tipo Goku con Nappa. Nappa. Momento epico, attenzione. Sì. Oh, per vedere, ragazzi. Sto epico perché la preghiera è potentissima. Ti supplico, ragazzi, per il sacro. Interrompe in posa plastica perché sente la preghiera, è bellissimo. Silenzio tombale. E io ti credo, gli dà più fastidio la preghiera che il peso che sta tenendo da 3 ore sul braccio, è bellissimo. Non che brava pure la doppiatrice riesce di... Assolutamente sì. Sì, l'ha trovata. Questi occhietti. Questi occhietti che seguono. La Cina. Se stai 5 picchi, hai trovato i 5 picchi, sai già chi è, cioè non ti altro ci sta. Comunque grandi poteri Death Mask, eh? A ste cose secondo me sto buttate lì così, cioè sembra che le facciano tutti. Ma quando serve le fanno. No? Anche cose. È diventato Thanatos che può colpire a distanza. Infatti. Per uno che non muore. Oppure, scusate, come quando all'improvviso si parlano telepaticamente, ma perché? Muori. Ma la fa lievi, muori, cioè, maledetto intrigante. Tra l'altro qui ci fanno anche prendere male, perché la si vede cadere, però poi si scopre dopo. Sì. Questo lo c'è dalla luce. Adesso... Ve lo immaginate il maestro che si è tolto il cappello, la tunica e si è tuffato in acqua? Giusta fine. Però potevano far vedere sta cosa, però. Non ti pare?
Ringraziami adesso, ho mandato la tua fidanzata all'altro mondo. Così intrigante. Presto vi ritroverete uniti per sempre. Per sempre nella morte. Intrigante, ma che... Ne so. Intrigante. Questa scena del drago... Senti, intrigante... Ecco, adesso, adesso, scusate, ma io comincio a godere la mano. Comincia. Ragazzi, no, siamo in due. Ecco, a me sta scena qua mi faccia sempre morire. Che pian pianino dice: mo so cazzi. Intrigante la prossima volta lo chiedi a Maccerioni. Comunque, ragazzi, intrigante non mi ha convinto. La parte dei draghi adesso sì, bellissima. Proprio... La mia mano. E Deathmatch invece che di buttarlo di sotto, cazzottone via e si parte. Boom! Alla musica. Hai visto la faccia terrorizzata di Deathmatch? Com'è possibile questo? La musica. Era d'oro! Mai ho provato un risentimento così forte per un avversario mai come in questo momento. Non ho pietà di te. Tu hai risvegliato la parte più terribile del mio segno. Fin di vita, privo di forza. Toglierei l'audio e sentirei voi, ragazzi. Siete fantastici. Il suo cosmo è così forte, così incredibilmente potente. Nessun cavaliere d'oro potrebbe affrontarlo. No, adesso non è cattiveria, regà, però non giochiamo su sta cosa. Pazzarotti qua. È saltante. E io non sono un fan di Sirio, ve lo dico già. Vabbè, però quando fiore di luna. Quando si assiste a una performance del genere. Per poter sopravvivere. Non hai mai rivelato un bellissima canzone. In te non c'è traccia alcuna di Atena. Sei malvagio! È assurdo. Ma il bello è che dice di il bello è che dice di aver perso. Perché l'hai fatto, Cancer? Perché mi hai reso così terribile e spietato? Ma il bello è che dice di essere spietato e che ha perso il lume della ragione, ma riesce comunque a parlare in modo aulico senza parlare. Infatti, questa... io non parlo così nemmeno se me lo scrivo cosa... prima. Cazzo! Bellissimo. Non hai esitato a rendere i tuoi nemici simili a zombie. Non hai avuto pietà di una fanciulla indifesa che ha avuto come unico torto quello di prenderla. Ma a me il cancer finale. Lo sai, cavaliere di cancer. Quanto ho temuto che la collera si potesse spalmare di me così disintegrato. Sto godendo. Tu stai godendo anch'io. Io sono quasi arrivato. Guarda, è bello il dragone. Sì, è normale. Oh, non arrivate solo alla pienezza del dragone, poi. Che miseria. Bellissimo. Questo è da tatuaggio. Il va tra le fauci del drago è fighissimo. Che finale. Vabbè, che finale, ragazzi. Ragazzi, che finale del merda, perché io volevo andare avanti. Infatti. Bravo, signor Tuo. 90 minuti di Cristino. E per Leo. Cancer! Guardate lì. Correa, basta, applaudiamo ancora. Applaudiamo. 90 minuti così. E io e Leo siamo in due. È un bel Sirio. Che puntata, ragazzi. Vabbè. No, è stato da orgasmo. Si tolga persino un po' male, tra virgolette, perché uno dice: datemi di più adesso. Cioè, dai, infatti. Vabbè, raga, allora, io sarò così. Torniamo un attimo in. Vi dico solamente che io sarò così alla quinta casa, raga. Se mi conoscete, lo sapete. Allora, io voglio lasciare, faccio un giro, ma voglio lasciare per ultimo Leo. Però per farti un dispetto, Ago, la prossima casa, poi ripartiamo dall'inizio. devi subire quello che abbiamo subito noi. Regà, ultima cosa e poi faccio andare con i commenti alla puntata. Io questa cosa del trauma della quinta casa, mio padre me l'ha fatto vivere. Me l'ha fatto ricominciare bene, perché è giusto. Ma quante volte te l'ha fatto vivere, però? Esatto, quante volte? Per noi due o tre volte l'abbiamo vissuto. Mamma mia. Tre o quattro fai anche.
No, quando ci arriveremo stato, non so stato... come reagirò, devo essere sincero. E io infatti ho detto per il meme, regà, quando arriviamo alla Casa del Leone, ricominciamo da capo, almeno ci guardiamo. Sarebbe ragazzi, molto cominciamo il giro. Allora facciamo così, partiamo da proprio da Agostino. Vai Ago. Che dire ragazzi, una puntata ricca di emozioni, ma questo ogni volta si spreca perché una puntata dei Cavalieri dello Zodiaco vale più di mille emozioni, ma questo già lo sappiamo. Non vorrei dilungarmi più di tanto più che altro per lasciare parlare anche gli altri, però che dire, quando Sirio entra nel vivo, poi questo rapporto con Shurei, con Fiore di Luna è veramente afrodisiaco. Le musiche azzeccatissime, non ce n'è una che non sta bene, ti fanno entrare proprio nel vivo del momento. L'interpretazione dei nostri doppiatori italiani, che ve lo dico a fare, ormai lo sappiamo. Avrei preferito un po' più la parte dedicata appunto alla quarta casa, perché tutti i riassunti, tutti gli intermezzi un pochino hanno un po' spezzato il mood, ma almeno non hanno guastato, perché alla fine ti hanno fatto capire che mentre i nostri due cavalieri combattono sta succedendo qualcos'altro nei pressi del Grande Tempio. Vai Angie! Sì, in effetti a rivederlo adesso con un po' più di lucidità rispetto a quando lo vedi la prima volta, questi episodi della Casa dei Cancer sono molto diluiti. Come abbiamo detto nello scorso episodio c'è un riassuntone anche un po' troppo lungo. In questo c'è tutta il preambolo che abbiamo commentato vuole concentrare l'attenzione sul rapporto tra Shunrei e Shiryu. E quindi di fatto il combattimento finora è durato relativamente poco. Però questo episodio, dal punto di vista dei tempi e del clima, e appunto come dicevo prima, del portarti al climax al momento giusto e nel modo giusto, è fantastico, perché ti carica a pallettoni facendoti vedere appunto come si è sviluppato negli anni il rapporto tra Shiryu e Shunrei. Anche considerando che il personaggio di Shunrei è un po' sottovalutato, perché in realtà è un personaggio dolce, docile, che sembra sempre stare al suo posto, ma in realtà che ha carattere, quando deve lo mostra anche bene. E poi niente, poi l'apoteosi ragazzi, cioè quando succede, quando Death Master reagisce alla preghiera di Shunrei e Shiryu ha la giusta reazione, si rompe quel disequilibrio che dicevo prima. Ok, Shiryu non ha acquisito il settimo senso, ma è incazzato così a bestia che potrebbe anche essere uno che passava per strada, l'avrebbe corcato del botte lo stesso. E quindi niente, è un episodio che ti fa andare proprio dietro al sentimento di Shiryu. E questo secondo me è quando tu, diciamo, in una sceneggiatura, è uno degli elementi più importanti, cioè quando riesci a fare una cosa del genere hai vinto, ed è per questo che lo diciamo spesso quando vediamo questi episodi, ma è per questo che stiamo ancora qua dopo tanti anni a rivederceli e a commentarli. Mi sto commuovendo, andate avanti. Andiamo con Max. Allora, dove inizio? Che dire di questo episodio? Cancer, personaggio bellissimo, ma ne parlerò meglio poi nel case study. Avrei voluto dire qualche aneddoto oggi, ma vista l'energia, vista la grinta che mi ha messo questo episodio, vista la grinta che mi ha messo Sirio, ho detto meglio conservarmi queste cose per il case study. Perché? Perché stasera quello che ha fatto Sirio vale più di 100. Anfitrione, tocca a te! Cos'è questa cosa che mi sono perso? Sono anche un po' spaventato. Sì, abbiamo però ragazzi, quando Sirio si scontra con Cancer e urla quella sorta di monologo, se così posso dire, mi mette un'energia e una grinta che mai mi sarei aspettato nella mia vita. Come ho detto di Cancer, poi ne parlerò nel case study, ma veramente se dovessi descrivere questo episodio in una parola sarebbe grandioso, epocale, topico, ed è per questo che, vista la mia preferenza per il personaggio,
vorrei lasciare la parola all'altro estimatore di questo anfitrione, di questo... tocca a te. Allora, grande Max, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Allora io passo la parola a Brix. Che aggiungere? C'è poco da aggiungere a quello che avete detto voi. È uno di quei pezzi, questo monologo, questo risveglio di questa ira che uno va a cercare su YouTube quando vuole rivedersi qualche pezzettino dei Cavalieri dello Zodiaco. Se si va a vedere 5-6 video, questo c'è. Questo si va a cercare, l'ira del dragone si va a cercare. E come avete detto voi, appunto, cioè sono d'accordo con Ago, un po' troppi flashback a discapito della battaglia, però per farti appunto capire che rapporto c'era fin da bambini fra dragone e fiore di luna. E poi io ci ho visto anche questo parallelismo fra anni e anni di addestramento a avere padronanza di se stessi fino a dominare gli elementi, a stare su due dita che pioggia, neve, nessuno ti poteva scalfire, però quando poi ti toccano la donna non c'è veramente controllo di sé, quindi... Anche perché Sirio è l'unico che quaglia qua tra i cinque protagonisti, ricordiamo. Sì, ufficiosamente sì. Hai detto una cosa non da poco, Briss. I miei complimenti. Grazie. Comunque, dai, è una delle, come dicevo prima, è una delle puntate con la P maiuscola questa, quindi c'è poco da aggiungere a quello che avete detto voi, giustamente. Facciamo una cosa, vado prima io, perché voglio lasciare proprio l'ultima parola a colui che ha preso il nome... Che poi è un po' un ibrido, perché quando vedo Leo penso a Ioria, sono fidanzati. Quando vedo il tuo nome sono fidanzati. Sono fidanzati Ioria con Tim. Purtroppo l'anagrafe non mi ha favorito, però. Allora, ragazzi, un attimo a cambiare nome. È indubbiamente l'apoteosi di quello che può succedere in una puntata. E come diceva bene Brix, è quello che se tu ricerchi su YouTube qualche momento della saga dei Cavalieri, di certo non può mancare questo, come non può mancare il colpo di grazia finale a Gemini, eccetera, eccetera. Ma questo c'è sicuro. A me, quello che la sensazione che dava da piccolo era di un personaggio che una volta smossogli qualcosa, e cioè toccami tutto, ma non toccarmi la cosa più importante, l'affetto più importante, e nella puntata lo vediamo perché c'è il flashback di loro che si conoscono da bambini. Questo è stato per me uno dei valori che mi sono portato dietro nella crescita, e cioè calpestami, bullizzami, certo sempre fino a un certo punto, ma se tocchi un amore importante, amore non la mia compagna, un mio affetto, io divento Sirio il Dragone. E questa cosa me la sono portata fino ad adesso, non solo, ma se noi andiamo a vedere, questo voglio dire qualcosa in più di quello che non è già stato detto, se noi andiamo a vedere l'intera serie, l'unico personaggio che sbrocca in questa maniera e distrugge a cazzottoni il proprio nemico è proprio il personaggio più tranquillo, pacato e riflessivo. E questo mi mandava in visibilio, perché dicevo, vedi che non tutti i personaggi devono essere stereotipati, cioè l'eroe, il piagnone, la femminuccia, tra virgolette, il riflessivo, no, può succedere che il riflessivo diventa un drago in tutti i sensi. A me piaceva tantissimo, poi le parole che dice sono strepitose, hai risvegliato la parte più terribile del mio segno, mentre combatte con la morte del suo affetto nel cuore, combatte ma gli sputa addosso tutto quello che ha fatto Cancer di malvagio, i bambini che ha ucciso, le persone
che ha ammazzato senza ritegno, le facce che si è messo, gli ha proprio vomitato tutto addosso. Questo per me era l'apoteosi, e forse è l'apoteosi di questo, di questa opera. Ragazzi, mi sono dilungato, io lascio la parola. No, fermi tutti, fatti gli applausi, lancia gli applausi, 90 minuti di applausi per Lim. Aspetta, lancia. Eccoli! Vai, te li meriti! È un bel direttore! Un premio! Non so se avete colto la citazione. Questo è amore! Questo è vero amore. Vediamo un po' se Brix l'avete colta la citazione. Sì, The Mask di Jim Carrey, lo sappiamo. ricordati di mettere dentro Zanna gialla. Questo è amore. Zera, che francamente me ne infischio. Vabbè, hai nominato uno dei miei film preferiti, uno dei miei attori preferiti, scusa. Vabbè, andiamo avanti, Leo. Grazie mille. Allora, diamo la parola a Leo. Vabbè, dunque, io premetto che sono ancora in piena fase orgasmica, nel senso che ho ancora... E infatti io volevo dire... Infatti, che... Leo volevo dirti... Leo, volevo dirti, prima di iniziare a parlare, alzati i pantaloni, per favore. No, beh, non sono a quel punto lì, però diciamo che sono ancora carico a pallettoni. Beh, che dire, il giudizio tecnico, estetico, direi che è stato già ampiamente dato da Agostino, da Marco, anche da Ingire, da tutti quanti. Ripeto, anche per me questa è una puntata in cui si raggiunge un primo passo verso l'apoteosi, che poi avverrà più avanti, non dico quando, non dico dove, non dico perché, però comunque ci sarà l'ulteriore apoteosi del personaggio di Sirio. Oltretutto poi, vabbè, io devo anche dire questa cosa, io ho sempre amato, comunque ho sempre preferito Sirio rispetto a Pegasus o altri personaggi, diciamo, del quinquetto dei protagonisti, ma non soltanto per affinità di segno, nel senso che, vabbè, lui è della bilancia, è stato allievo della cavaliere della bilancia, eccetera. Però, come diceva prima anche Lim, io mi rispecchio molto nel carattere di Sirio. Cioè, siamo molto simili caratterialmente, perché anch'io nella vita di tutti i giorni sono una persona pacata, riflessiva, insomma, cerco sempre di stare tranquillo, di essere tranquillo, eccetera. E voglio stare tranquillo, non amo chi turba la mia tranquillità. E appunto, se mi si tocca, cioè, finché toccano me, io... mi può passare sopra anche un carro armato, ma se toccano qualcuno a cui tengo, divento una bestia. Anch'io divento una bestia. Questo purtroppo è una cosa che abbiamo in comune. E come ha già detto Lim, qui proprio viene espresso in maniera proprio plateale questo aspetto di Sirio. Cioè, nel senso, toccami tutto, ma non il mio brain, o meglio, la mia fidanzata. Niente, che dire, comunque... Sarebbe molto il marchettone, eh? Poi... Poi comunque ripeto, per me anche il dialogo, anche comunque il monologo che poi è saltato fuori, vabbè, doppiato direi magistralmente sia da Mezzabotta sia da Balzarotti, insomma, cioè hanno proprio reso la scena epica, epicità allo stato puro, e non posso aggiungere altro. Io volevo fare una riflessione sul Cavaliere di Ganzere. Vediamo se riusciamo a tirarne fuori qualcosa, perché a un certo punto io purtroppo stasera non l'ho vista sottotitolata, ma poi la recupero, e poi semmai al case study recupero anche quelle precedenti sempre sul cancer, perché non le ho viste sottotitolate in originale. Ma lui a un certo punto nella puntata dice, e questa era una cosa che per tanti anni mi faceva volare, lui dice: nessun cavaliere d'oro potrà affrontarlo in questo momento. Siete d'accordo? Cioè, è possibile una cosa del genere? Gemini avrebbe avuto difficoltà? O è scarso Dead Ball? Allora, torniamo sempre là. Questo è quello che emerge, cioè, nel senso, come dicevamo, no? Allora, le 12 case sono un po' un crescendo
anche per gli stessi cavalieri di bronzo che le affrontano. Ti si sente a tratti, Angie? No, vi prego, ditemi che mi sentite. No, io sento bene. No, adesso ci sentiamo. Ah, ok, vabbè, io vado. In caso non vi sarete persi niente. No, dicevo che comunque le 12 case sono un'apoteosi, no? Nel senso, i cavalieri ci arrivano, i bronzini ci arrivano a un certo livello. È chiaro che nelle prime case non sono ancora in grado di affrontare un cavaliere d'oro alla pari. E abbiamo già commentato quello che succede nella casa del toro, che è particolare, e nella casa dei gemelli, che è ancora più particolare, perché di fatto non si scontrano con il vero cavaliere di Gemini, ma col suo fantasma, che comunque delle limitazioni ce le aveva, no? E tra l'altro rischiano la vita. In questo caso, come dicevo, Shiryu non esce da questa casa col settimo senso, tantomeno con un potere accresciuto. Esce semplicemente vittorioso perché si è rotto un equilibrio per un qualcosa, per un fattore esterno, anche irripetibile, se vogliamo. Cioè, il potere che tira fuori Shiryu in questa circostanza non è che lo tira fuori domani se succede qualcosa, è una cosa più unica che rara. Quindi io a me piace questa visione. Poi non lo so, certo, tu dici avrebbe battuto Saga, avrebbe battuto, che ne so, il più forte dei cavalieri. Aspetta, Angie. Angie, Shiryu esce dalla casa di Cancer dopo aver acquisito il settimo senso. Sì, ma come al solito, i cavalieri di bronzo che affrontano le 12 case, quando superano la prima casa, non padroneggiano il settimo senso, non l'hanno acquisito, l'hanno solo sfiorato, hanno solo sentito quello che può dargli, e hanno raggiunto un picco, un momento che gli consente di arrivare a quel livello. Però succede sempre qualcos'altro per cui vincono, non vincono perché sono superiori al cavaliere che stanno affrontando nelle 12 case. Poi quando faremo i gradini avanti, si parlerà, soprattutto nel fumetto usiamo usato questo linguaggio, del cosiddetto miracolo che possono compiere gli uomini per sfidare gli dèi quando si troveranno di fronte agli dèi. Cioè, c'è sempre un gradino più alto che devono raggiungere. Però se la vogliamo mettere su un livello più concettuale, secondo me questo è il punto. Cioè, qui Shiryu non è che tu dici avrebbe sconfitto qualsiasi cavaliere d'oro. Non lo so, però mi piace pensarlo. Cioè, è successo qui qualcosa che non è ripetibile. Secondo me è questo il bello di questo episodio, che c'è qualcosa che va oltre, no? Le mere forze in campo e la mera forza dei cavalieri. Qui il cosmo di Shiryu, per motivi inaspettati, arriva a un livello estremo. E aspetta, un'altra cosa da dire è che secondo me il cavaliere di Cancer, non essendo meritevole della sua investitura, probabilmente non è nemmeno in grado di affrontarla questa situazione. Magari un altro cavaliere d'oro avrebbe trovato qualche modo per difendersi. Vai, Ago. Ma io su questo discorso avrei una mia opinione, ovvero che questa cosa, il fatto che nessun altro cavaliere d'oro avrebbe potuto affrontare Shiryu, secondo me, a prescindere dal doppiaggio italiano, a prescindere dal giapponese, io la vedo come una classica scusa per dire: guarda, in questo momento lui è inarrivabile, in questo momento. Ma così come adesso prendo l'esempio, ragazzi, scusate se prendo sempre come esempio Dragon Ball, però quando Goku diventa Super Saiyan, o Super Saiyan, chiamatelo come volete, lui è il guerriero leggendario, lui è insuperabile. Poi arriva il Super Saiyan 2, il Super Saiyan 3, il Super Saiyan God, tutte queste cose qua. Quindi, secondo me, la vedo come una di quelle solite cazzate che si sono inventati per dire: guarda, in questo momento lui è inarrivabile, ma in questo momento. Poi magari arriverà qualcuno più forte di lui. Allora vi faccio una provocazione. Si fosse trovato nella stessa situazione, ma davanti a lui si fosse parato il cavaliere di Virgo che gli buttava fiore di luna nella cascata, Virgo avrebbe preso tutte quelle stecche, pizze, botte? Sì. Secondo me sì, però come ti dicevo, può darsi che magari avrebbe avuto la capacità di reagire alla situazione con una maggior consapevolezza, una maggior conoscenza del suo cosmo, una maggior conoscenza dei suoi poteri. Death Mask sostanzialmente fino a questo momento aveva vissuto una vita in cui aveva sostanzialmente diciamo fatto valere la sua maggior forza e la sua maggior prepotenza contro i deboli, e non aveva una conoscenza del suo potere e del suo cosmo tale
secondo me, da gestire situazioni critiche che probabilmente non aveva mai gestito fino ad oggi. Cioè, per me il limite di Death Mask è questo, è che poi ne parleremo anche in stati, però cioè, il Cavaliere del Cancro ha poteri enormi, anche inquadrabili, diciamo, sono molto particolari anche, ma il Cavaliere di Death Mask non è un cavaliere degno e quindi va incontro a tutta una serie di limitazioni. Questa è la mia idea. Poi, ovviamente, certo, tu parli di Shaka, che è uno dei personaggi più vicino a Dio. Anche lui, in realtà, commette gravi errori, no? Anche Shaka commette gravi errori. Però vai, è un personaggio che indubbiamente ha una conoscenza di sé e del suo cosmo decisamente superiore. Sì, io concordo. È il picco di quel momento lì che lo rende... appunto quasi inarrivabile, infatti vabbè, non esistono spoiler qui, già dalla prossima puntata i valori tornano a ridimensionarsi a favore di Cancer, poi succede tutt'altre cose che fanno sì che Sirio vinca, ok, però comunque bene o male tutta questa passata l'ira torna un attimino a essere un po' lo scontro che c'è all'inizio, ecco. Sì, diciamo un po' dire... Poi questa ira io la vedo anche così, perché comunque lui, come ho detto prima, è stato tutta la vita, come hai detto anche te Lim, il più pacato, il più tranquillo, il più riflessivo, non ha mai sbottato per qualcosa, quindi questo limite lui non lo conosce e infatti non si vede proprio, che glielo dice pure fa perché. E questa cosa qua mi fa anche pensare, perché comunque io figurati, io sono ben abituato a prenderle, mai a darle, quindi puoi capire, non sono proprio capace, non so neanche come si faccia. Ma nel momento in cui uno, come posso essere io, come può essere uno di voi, succede qualcosa che ti chiude la vena, come si suol dire qua da noi, ti si chiude la vena, questa ira qua, noi non riusciamo a gestirla, secondo me. Quindi porta questo che è successo a lui nella vita reale. Non conosci questo lato di te, quindi bisogna fare anche attenzione a questa cosa qua, perché dipende... non conoscendola è pericolosissima. Ti dico, Marco, per esperienza diretta, dipende dal carattere, perché sicuramente, molte persone che torna subito in sé, ci mancherebbe, ovvio. No, ma non volevo dire questo, cioè, nel senso, dipende dal carattere, perché per esempio io personalmente, te lo dico per esperienza diretta, ma anche tanti altri come me, tendiamo ad accumulare, accumuli, poi arriva il momento in cui, come dici, proprio ti si tappa la vena e sbotti, ma quando sbotti lo fai proprio all'ennesima potenza. Invece c'è gente magari che riesce a sfogarsi in qualche modo, esatto. A smaltire, è come la valvola di una pentola a pressione, magari riesce a smaltire un po' e quindi magari ha delle reazioni un po' meno violente. Fanno un po' più, fanno più paura a me i bravi, se portati al limite, che non quelli che sono abituati, tra virgolette, per motivi. Per citare il buon Bud Spencer, come diceva lui, non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. Bravi, esatto. Boh, è riassunto tutto. Vabbè, raga, ma state citando i padri della vita, incredibili. I maestri di vita. È riassunto veramente in una frase quello che volevo dire. Perché alla fine sì, anche nella vita di tutti i giorni è così. Poi per quanto riguarda, il fatto, io sono d'accordo con tutto quello che avete detto, sia Angie, sia Agostino, che anche tu. È dovuto, diciamo, è il picco del momento. Però diciamo che, la frase è un po' di circostanza, nel senso che magari lui si trova in quel momento a dire come faccio ad affrontarlo, questo qua ha espanso il suo cosmo a una maniera tale che forse questo qua mi fa fuori. Dettata un po' dal momento. Poi comunque, come hai detto tu, Marco, non ci sono spoiler, perché nella puntata dopo già si riequilibrano un pochettino le cose. Quindi... Allora, io credo che secondo me il cosmo sia molto... Questa è una mia teoria, questa. Ovviamente voi potete avere teorie e idee diverse dalle mie, però per come l'ho vissuta io la serie, per quello che posso pensare io, secondo me il cosmo... non è solo una forza che ti viene data dalle stelle, ma è anche un fattore di emozioni e di personalità. In quel momento Sirio era arrivato ad un picco di emozioni
assai alto, perché Fiore di Luna, perché Cancer aveva fatto del male, aveva comunque inflitto del dolore, anche se non in modo fisico, a Fiore di Luna. Sirio in quel momento ha accumulato così la rabbia che il suo di conseguenza il suo cosmo è aumentato, e questo gli ha permesso di battere Cancer. Poi, come diceva prima Angel, che il fatto che Cancer non avesse dimestichezza con il suo con il suo cosmo, al contrario, lui conosce e sa i limiti a cui gli strati di spirito e quindi di conseguenza il suo cosmo possono arrivare, perché è alimentato dalla sua rabbia. E come dirò anche poi nel case study, Cancer sa chi è il sacerdote e vede nella violenza la via d'accesso per la giustizia. Io non parlerei di rabbia, perché Cancer non è un personaggio rabbioso. Cancer è feroce. Io direi più feroce. Malvagio, ma lucido, sì. Sì. Però vabbè, però, ho capito che Anfi voleva dire sì, che sì, insomma, che, sì, sì, che sono... la forza Death Mask del suo cosmo la alimenta attraverso appunto la malvagità, la crudeltà, diciamo, la spietatezza. No, ma su quello siamo d'accordo. È un po' il Vegeta di turno. È un po' il Vegeta di turno. Sì, io però, infatti, quello che volevo dire io, chiaramente non è che non fosse in grado di sprigionare, diciamo, di ampliare il suo cosmo. Devo solo dire che sicuramente quel tipo di approccio per alimentare il cosmo, almeno come è presentata, ma se ci nella serie anche... è limitato, no? È limitato, perché è soltanto una parte. No? Se voi fate caso a questa cosa, anche i protagonisti nel corso poi delle 12 case, le loro emozioni vanno di pari passo con il loro cosmo, perché non è una forza che viene solo dalle stelle, no, sennò, ma devi essere tu a dare quella chiave per sprigionare il tuo pieno potere. Lo abbiamo visto in Crystal, Lo dice lo stesso maestro di Cinque Picchi: devi trovare in te la forza di reagire, devi trovare in te la forza per sconfiggere il tuo avversario. Ma Libra dice una cosa giusta, Libra dice una cosa non da poco, che è più o meno lo stesso discorso che sto facendo io. Sirio si è trovato in una situazione dove doveva arrabbiarsi, quindi di conseguenza doveva espandere il suo cosmo, e questo gli ha permesso di sconfiggere l'avversario. Poi che Deathmask avesse poteri al di là dell'immaginabile, considerando che ci sono cavalieri comunque forti come lui, non era un mistero per nessuno. Voglio dire, chi conosce la serie sa che questo personaggio ha determinati poteri e si può spingere dove nessun altro magari si potrebbe o si potrebbe spingere, cioè nemmeno Arles stesso. Certo. Vabbè, tra l'altro poi voi avete detto che forse Sirio non è a conoscenza dei suoi limiti. Secondo me li conosce anche, magari non completamente, perché poi si vedrà in seguito. No, Leo, ma io sono d'accordo con te del fatto che cioè io non ho mai detto che Sirio non conosca, conosca i suoi limiti. Sì, diciamo che forse non li conosce fino in fondo, perché poi, ripeto, si vedrà in seguito, però lui comunque è consapevole, cioè il fatto stesso che lui dica quanto temuto che la collera si potesse impadronire di me così, vuol dire che lui sa nel profondo che se si arrabbia diventa una bestia, cioè che non guarda in faccia nessuno. Lui teme questa cosa, quindi cerca comunque di reprimere questa cosa, però poi, vabbè, in quel momento lì purtroppo non ce l'ha fatta, per forza di cosa per forza di cosa ha dovuto scoppiare. Le circostanze, diciamo che lo consentivano, ecco, diciamo che in realtà lui qui è già consapevole che esiste un altro colpo, ed è così che nasce il settimo senso dalla e lui sa che c'è la pienezza del dragone, la pienezza del dragone è, saputo, è certo. Il limite estremo del cosmo del dragone, no? Sì, che però poi inevitabilmente però vuol dire autodistruggersi, esplosione totale della propria costellazione, cioè proprio sacrificio. Esattamente, poi esattamente come fecero i tre cavalieri d'oro con la Ten Exclamation.
Ragazzi, allora, prima di chiudere, volevo ritornare un attimo, perché poi nella prossima puntata faremo il case study, eccetera. Volevo ritornare un attimo sul concetto che aveva espresso Agostino a inizio, che l'ha buttata là, a inizio puntata, cioè del fatto, Agostino, riesprimiti. No, la mia era solamente una riflessione personale da amante della serie in generale. Io sono una persona che la serie l'ha amata in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue espressioni, quindi dalla serie classica a Lost Gambas, a Omega e a tutto, a chi più ne ha più ne metta. Quello che volevo analizzare è che secondo me i fan dei Cavalieri dello Zodiaco sono troppo legati non tanto alla serie classica quanto alla prima scalata delle 12 case. Mm-hmm. Ora, io non dico che la gente deve fare come dico io, non dico che non vi deve piacere questa serie, non dico niente. Dico solamente che secondo me il fatto di ripercorrere costantemente ma io non posso con l'immo che mi avanti. Ago, non ti preoccupare. No, quello che voglio dire io è che io non ce la faccio tutte le volte che esce un qualcosa di nuovo tornare sempre sui miei passi, perché questa cavolo di scalata, ragazzi, l'abbiamo sorbita almeno 6 o 7 volte tra serie, spin-off, reboot, remake e chi più ne ha più ne metta, e secondo me è arrivato anche il momento che la serie svolti un attimino pagina, perché secondo me appunto è giusto anche cambiare un po', insomma. No, ma allora, aspetta che Lim con questa faccia è... aspetta che ci voglio provare anche io, aspettate che... No, scusate, io non mi avvicino alla telecamera. Andiamo, tranquillo. Io non mi avvicino alla telecamera, se no ti chiudono il canale, Lim. Perché a parte che questo è un discorso che è avvalorato anche dal fatto che io sono sempre stato una persona che ha dato molte opportunità, non sono mai stato uno che andasse a giudicare a priori, tipo quando uscì la serie di Omega già si sapeva che i fan storici non l'avrebbero guardata o comunque non l'avrebbero apprezzata. Io, da amante dei Cavalieri, da amante di Saint Seiya, ho voluto dare un'opportunità e sono rimasto soddisfatto, così come sono rimasto soddisfatto anche da tutte le cose che sono arrivate nel tempo. Ma questo non perché io mi puppi tutto, perché io non ho un gusto, ma perché semplicemente io amo questa serie, ragazzi. E per di più io amo le novità, amo le cose nuove. Allora Ago, posso iniziare io, poi sicuramente anche gli altri parleranno. Io non mi sento di venirti contro per un semplice motivo, perché secondo me abbiamo fruito di quest'opera, io e te, in maniera diversa, con tempi diversi, e sicuramente questo ha influito molto. Tu hai fatto la citazione di Omega e io sono d'accordo con te, perché Omega non l'ho visto, ma io ho apprezzato tantissimo e apprezzo tantissimo la serie di Asgard, che mi fa provare quasi le stesse emozioni del Grande Tempio. Addirittura la parte di Mime, io mi commuovo sempre quando lui fa il riassunto della sua vita e capisce di aver sbagliato con Falcon, io piango sempre, cioè comunque mi commuovo. E ci sono anche dei picchi molto alti nella serie di Hades. L'unica cosa che cambia è che io ho visto le 12 case per la prima volta sdraiato sul letto con una videocassetta con i peli e pubblici che passavano sulla pellicola, e ho visto fino alla quinta casa per 4/5 anni consecutivi. A un certo punto quella serie, quella parte lì, quella saga è entrata così tanto nel mio sangue che io, anche se riconosco che a parità di saghe probabilmente
può essere anche quasi paro, non dico inferiore ma paro con altre, però il mio cuore sta qua, cioè non riesco a toglierlo, capito? È impossibile. Ma io non sto dicendo, io allora faccio una precisazione, io non sto dicendo che dovete togliere questo affetto per la saga storica. Quello che io dico è che se voi andate a vedere le altre serie, queste 12 case ci sono state propinate per troppe volte, perché abbiamo visto la classica e fin lì. Poi arriva il Next Dimension, non faccio spoiler, dove dobbiamo farla un'altra volta. Poi arriva Omega, che con la prima stagione dobbiamo farla un'altra volta. Poi esce il film per inaugurare i 40 anni di carriera di Masami Kurumada. Cos'è che fa il film? Non fa un'avventura nuova, il reboot delle 12 case, un'altra volta. Poi esce il remake, un'altra volta. Che è questo che io che mi dà fastidio, perché sempre io voglio pensare che Senseiya non sono solo le 12 case. No, io non voglio pensare. Quando hai detto bene, per esempio, no, su Next Dimension sono d'accordo, perché poi cavolo, è lo stesso autore che si ripropone con una storia a distanza di tempo e ripropini le 12 case, tra l'altro anche con una dinamica proprio simile, no? E allora ti do ragione. È chiaro che quando parli di reboot, film vari, eccetera, eccetera, che devono in qualche modo anche sfruttare un po' quello che è stato successo anche commerciale dei Cavalieri, diciamo, in tempi precedenti, è chiaro che se tu devi fare un richiamo, la prima cosa che salta alla mente di tutti, ma non solo per noi nostalgici e affezionati, anche per un pubblico più generalista, solo le 12 case, no? Se io dovessi scegliere e me lo dicessero tra 20 anni, ok, fai... che ne so, hai un'ora di pellicola per fare qualcosa che rievochi i fasti di Cavaliere Zodiaco, fai una storia nuova. No, sì, ok, lo capisco, però capisci, voglio dirti, più facile. Per il resto io prendo lo spunto, perché quello che stavo dicendo anche prima, perché secondo me effettivamente, cioè quello in cui ti do molta ragione, è che effettivamente questo, come ho già detto pure prima, Next Dimension, ma anche in altre circostanze, questo schema ripetitivo della Dea ferita mortalmente che ha 12 ore prima di essere salvata e tu devi fare progressivamente un certo numero di step per salvarla, che se non vengono fatti in quell'ordine, cioè alla fine è lo stesso schema che viene seguito anche, se vogliamo, in Asgard, nella serie di Nettuno, forse viene un po' rotta nella serie di Hades, per fortuna. Effettivamente si poteva rompere un po' di più. Per esempio io ho apprezzato tantissimo lo Scambas, anche, insomma, a distanza di anni, vista la mia generazione, è già un gran successone che io abbia apprezzato tantissimo lo Scambas, anche anzi sotto alcuni aspetti mi piace anche più della serie classica, e ora lì mi fa l'occhio, dove effettivamente c'è secondo me una storytelling più meno lineare, più imprevedibile. È vero che sostanzialmente si ripete un po' lo schema del Cavaliere d'Oro che fa la sua ordalia e poi muore, poi l'altro Cavaliere d'Oro arriva, fa la sua ordalia e muore pure lui, bla bla bla, pure lì c'è uno schema ripetitivo, per carità, però quantomeno è un po' più dinamico, un po' più originale, c'è un cambio di scenario perché si passa dal santuario al palazzo di Hades, altre ambientazioni fino a poi al regno di Hades che aveva fatto nei cieli, eccetera eccetera, è più dinamico, no? Effettivamente se almeno io in questo, le due parole le ho interpretate in questo senso, effettivamente se questa cacchio di saga si togliesse si scrollasse di dosso alcuni schemi un po' troppo canonici e ripetitivi, ma diventerebbe di gran lunga più figa. Ma più che altro perché le potenzialità le ha, ragazzi, è quello che mi fa imbestialire. Ma anche nella caratterizzazione e nell'utilizzo dei personaggi, che sono tanti, è proprio questo il bello, no? Qualcuno vuole intervenire? Brix, vedevo che volevi. Ma, sì, ma più che altro, sai cos'è? Che anche, c'è anche da dire che quando cerchi di fare un reboot, un soft reboot, prendi, non rischi più di tanto, quindi vai sul sicuro, vai sull'usato sicuro. E quello, fra tutto quello che è uscito, le 12 case è l'usato sicuro. E quella è però la via, sta Z lì, cioè non è che ti puoi inventare nient'altro. Mi viene in mente in Dragon Ball quando devono tirar fuori un nemico, qualcosa, dove vuoi dai Sassio che esce Freeze, perché quello è stato secondo me la parte più, il punto un po' più alto di Z,
poi non entro in tutto il mondo di Dragon Ball. Perché poi diciamo, quindi, diciamo quando, che... quando devi diciamo... rifare qualcosa, punti su quello che la gente già, quelli vecchi magari ha già, quelli vecchi è piaciuto, e in più cerchi di riprendere gente nuova, ma con argomenti in effetti visti e rivisti, certo, sicuro. Leo. Beh, diciamo che insomma, io sono d'accordo un pochettino con tutti, però comunque sta di fatto che se si parla di Senseiya, se si parla dei Cavalieri, purtroppo le 12 case, volente o nolente, anche se, anche come dice giustamente Agostino, come dice anche Angel, Marco e tutti quanti, è una cosa trita e ritrita che torna sempre a riproporsi, però comunque il filo conduttore è quello. Comunque ci deve essere che un qualcosa che comunque la ricorda, anche perché poi parliamo comunque di zodiaco, di segni zodiacali, quindi per forza di cose ritorna. È una cosa difficile da scrollarsi di dosso. Poi, come ha detto Marco, magari quando si fa un reboot, quando si fa un remake, eccetera, si punta sull'usato sicuro, oppure si punta su schemi e concetti già triti e ritriti, e alla fine magari si rischia magari anche di rendere un'opera noiosa. Io poi, vabbè, essendo coetaneo vostro, vabbè, anch'io sono un nostalgico, sono affezionato alla serie classica, e le serie nuove diciamo che le ho viste a pezzi, un po' di Soul of Gold, un po' di Lost Canvas, Omega ho visto qualche frammento, diciamo che tutto sommato magari la storia non mi dispiacerebbe, però non mi piace tanto l'impostazione grafica, soprattutto non mi piace tanto anche la nuova veste che hanno dato alle armature, per esempio secondo me l'armatura del Sagittario addosso a Pegasus l'hanno un po', non voglio dire stilizzata, però comunque in generale proprio lo stile grafico che non mi piace tanto. Poi dopo, questa è un'opinione mia, posso estremizzare. Ha voluto cambiare, è uscito quel, meno male che non c'è Nicole, è uscito quella merda di film, però lì sto estremizzando, attenzione, lì secondo me Ago non volevi arrivare fino a lì, però... Ecco, il film... Quando vuoi cambiare tanto, rischi poi che succeda quella roba lì. Il film invece diciamo che è stato un mezzo flop dovuto al fatto, come hai detto tu, che hanno voluto diciamo cambiare troppo, ma hanno cambiato in peggio. Ma regà, non è che hanno cambiato male, hanno cambiato lo stile di animazione, è cambiato proprio lo stile di disegno, ma però... la storia è sempre quella, in un'ora e mezza hai detto bene, secondo me in un'ora e mezza a trasmettere passione su tutti quei personaggi meravigliosi che ti passano sotto gli occhi in tutta la saga della prima stagione. Mi voglio mettere una pietra tombale sopra questa. E io posso dire che quel film, io prima che cominciasse la scalata lo stavo adorando, perché finalmente qualcosa di... Infatti il peggio lo esprime nella scalata. Sono d'accordo. No, non è tanto quello. Forse era meglio essere più audaci e fare altro. No, ma sai perché? Perché finalmente qualcosa di nuovo. Isabel che non è al corrente del fatto che sia la dea Atena. Il rapporto tra i personaggi che viene analizzato un attimino, che loro si conoscono da una vita ma sono comunque un po' distanti. Qualcosa di nuovo io chiedo. Marco, cioè... No, ma immaginate, adesso ve la butto lì, ragazzi, scusatemi, ve la butto lì. Kurumada fa 40 anni di carriera, per omaggiarlo dobbiamo fare qualcosa legato ai Cavalieri, ma dobbiamo fare qualcosa di nuovo, ma che allo stesso tempo riacchiappi anche il fandom storico. Perché non facciamo un bel film dedicato totalmente e senza l'interruzione di Phoenix alla guerra galattica? Perché non vediamo i Cavalieri di Bronzo che lottano gli uni contro gli altri in questo torneo che ci hanno ripropinato? Cioè, voi non ve lo guardereste? Io sì. Ma ti dico, Ago, che se avessero incentrato il live action, quello più recente, su questa cosa qua, probabilmente forse avrebbe avuto anche
Ecco, infatti io per flop mi riferivo al live action più che anch'io, sì, anch'io. No, io non parlavo della serie. Non parlavo della serie Netflix. No, io parlavo della live action, sì, certo. Sì, io parlavo del film. Se avessero pensavo che parlasse del film in CGI di Legend. Pensavo che parlasse di Legend of Tomorrow. Quello no, appunto, perché il film live action, appunto, hanno voluto cambiare, diciamo, quasi totalmente la cosa, ma hanno cambiato in peggio. Se avessero invece fatto, come hai detto tu, magari un film dedicato solo esclusivamente alla Guerra Galattica, in cui si vedono magari i 5 cavalieri, i 10 cavalieri o quelli che è, lottare fra di loro per questa benedetta armatura, forse magari ne sarebbe uscita anche qualcosa magari di un pochettino più guardabile, diciamo. Io poi ragazzi, la motivazione è solamente, purtroppo a me mi dispiace, che noi possiamo star qui a parlare tutta la notte del sì. se avessero fatto così o lì o qui, ma in realtà la sono molto vicino a quello che ha detto Brix. La motivazione è praticamente molto produttiva, cioè infatti l'errore tra virgolette lo fanno con tutti gli anime, cioè One Piece, fanno il film, è uguale a quello che abbiamo visto, Dragon Ball è uguale a quello che abbiamo visto, I Cavalieri è uguale, siamo andati a vedere l'altro ieri siamo andati a vedere il film di Kenny il Guerriero, e anche quel film è esattamente uguale a quello che avevi già visto, perché le produzioni di un anime sono molto costose e sono molto lente, e quindi è difficilissimo buttarsi nel cambiare, cioè tu devi vendere quel prodotto allo stesso modo, alla stessa maniera, finché non lo spremi totalmente, allora poi a quel punto puoi decidere di fare qualcos'altro, ma non ti conviene, devi gastare anni e dopo tanti anni riproponi esattamente lo stesso, perché ma poi soprattutto adesso dov'è giocare sull'effetto nostalgia. Io poi vabbè, adesso poi probabilmente forse il live action dei Cavalieri non avrà mai un seguito, o forse magari se ce l'avrà fra molto molto tempo, ma io penso più di no. Io mi immagino secondo me comunque anche lì ci avrebbero ficcato dentro la scalata delle 12 case, perché lì purtroppo non ci scappi. Mi dispiace, Io ho le ultime due cose da dire, una per quanto riguarda il film live action e l'altra per quanto riguarda una roba che riguarda Kurumada. Per quanto riguarda il film live action, tu mandi al cinema un film di una serie anime di ben 40 anni fa, con la consapevolezza che al cinema devi attrarre la gente per rientrare nella spesa dei costi del film. La prima cosa, dei 5 Cavalieri di Bronzo non appaiono neanche tutti e 5, perché appaiono solamente Pegasus e Phoenix. Esatto, che non si capisce neanche che è Phoenix fino a... Infatti. In secundis tu il film me lo chiami, vabbè, Night of the Zodiac, me lo chiami I Cavalieri dello Zodiaco, ma se io vado a vedere un film con questo titolo, io mi aspetto di vedere I Cavalieri dello Zodiaco. Ma se I Cavalieri dello Zodiaco in questo film non ci sono, mi prendi per il culo già dall'inizio. Cosa mi avete fatto? Perché io adesso non voglio parlare della produzione, delle armature, non voglio parlare di niente, perché il film siamo tornati ai livelli di Dragon Ball Evolution. E poi chiudendo la mia parentesi, e con questo poi io posso anche chiudere, è una critica a Kurumada. Perché Kurumada sì, ha fatto tante cose belle, tante, ma è dagli antipodi. Questa cosa della riproduzione ciclica degli eventi è agli antipodi. Perché? Io non so quanti di voi hanno letto il manga di Senseiya, non lo so. Chi è che l'ha letto? Legicchiato. No, posso dire di no. Ho letto più volte il manga di quante volte ho visto l'anime completamente. Legicchiato, ce l'ho lì dietro e devo ancora spulciarlo bene tutto quanto. Di che colore sono le armature dei Cavalieri d'Oro? D'oro? Si presume che siano d'oro. Di che colore sono le armature dei generali di Nettuno?
Il mio è nero perché è manga, quindi... esatto. Non c'erano colori, quindi stava la tua d'oro. Immaginazione. Sono d'oro, per chi ha letto la Perfect Edition a colori lo sa. Sì, perché c'è scritta... Ah, vabbè, certo, sì. Parlano d'armature di scaglie d'oro, tra l'altro. Esatto. Di che colore sono le armature divine dei nostri protagonisti nel manga? Sono tutte dorate. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Quindi avete capito dove voglio stare a parare? Kuruma, una cosa bella ha fatto. I cavalieri d'oro. Quindi facciamo tutte le armature d'oro. Beh, giustamente, scusami, alla fine deve dorare tutti. Ho capito, ma devi indorarti la pillola, diciamo così. Ho capito, ma io vorrei anche uscire da questo benedetto squadra che vince e non si cambia. Questo, ragazzi. Lo so, Ago, però purtroppo è difficile. Poi comunque l'hai detto tu stesso, parliamo di cose di 40 anni fa che... Esatto. È difficile anche Ago, per ma se non incassano neanche con questo, pensa se incassano qualcos'altro. È difficile anche per il momento storico, perché comunque alla fine non puoi far niente adesso, secondo me. Pertanto adesso comunque la serie di Netflix è stata, non ha avuto il successo sperato. Esatto. Il live action proprio è stato un mezzo flop, non voglio dire un flop totale. Perché comunque è un'opera, come dice anche Frank nella sua recensione, che voglio ricordarvi magari anche di andarvela a vedere perché è ancora sul nostro canale. Come dice Frank, è un'opera che, cioè, una cosa che va presa al di là dell'opera classica, cioè una cosa nuova, fatta, diciamo, in maniera nuova, che però comunque non è detto che sia meglio o peggio. Io vi dico solamente che il film, a fronte di un budget di 60 milioni, ha incassato 7 milioni nel mondo, cioè un flop totale. Sì. Ragazzi, cioè, allora qualcuno si è ammazzato, cioè, secondo me. Vabbè, dal punto di vista, diciamo, più di 50 milioni hanno perso. Dal punto di vista prettamente economico, flop totale. E tu pensa che adesso, per fare un'ultima citazione a Dragon Ball, di recente è venuto a mancare il sensei Akira Toriyama, no? E quando uscì Dragon Ball Evolution, il film live action, dove tra l'altro Goku era interpretato dall'attore Justin Chatwin, che per chi ha visto la serie TV Shameless è Jimmy, o Steve, chiamatelo come volete. Sì. Lo stesso Justin Chatwin, l'attore che interpretava Goku, si è scusato e ha detto: chiedo scusa, sensei, per aver oltraggiato la sua opera originale. Quindi rendetevi conto di quello che dovrebbero fare con questa produzione di sensei. Dovrebbero proprio andare a nascondersi. Lì però c'è anche il discorso che quando... Lì c'è però anche il discorso che quando gli americani vogliono fare le cose dei giapponesi escono quella roba lì, perché comunque quella era una porcata. Posso dire che io avrei apprezzato più una cosa stile Power Rangers, raga? Sì. Posso dire che avrei apprezzato simile stile Power Rangers? Se loro vogliono tirare su il brand... Devono vendere i diritti o a Prime o a Netflix, perché Netflix ha preso One Piece, ha fatto esattamente quello che c'era sul fumetto, gli ha dato lo stesso tono, le stesse battute, le stesse parole e gli stessi costumi, e ha fatto un successo mondiale questo quello One Piece. Quello dovevamo fare, non dovevamo inventarsi niente. Io volevo solo aggiungere che è anche difficile il periodo storico per i Cavalieri dello Zodiaco o per cose un po' più anni 80. Perché comunque adesso comandano One Piece e Dragon Ball di nuovo e stop, quindi quello che vengono fuori da loro è tutto rocolato. One Piece si può permettere adesso l'anime di star fermo sei mesi per la qualità delle animazioni, ma ti possono contare tutto quello che vogliono, ma intanto sta fermo sei mesi. Okay, fra parentesi... E tutti zitti, cioè nel senso sì, c'è lo scontento e tutto. Fra parentesi, io non ho mai capito una cosa, Marco, probabilmente voi siete più esperti di me, perché io non seguo tanto questo tipo di anime, cioè, diciamo che One Piece ho smesso di guardarlo ormai tempo fa, da quando c'è stata, diciamo, la battaglia lì, come si chiamava, la prigione lì, per liberare Ace, comunque. Sì, ok. Ho smesso di guardarlo lì, comunque. E Eiichiro Oda, ma l'ha finito sto benedetto manga o no? No, ti assicuro che potrà continuare per altri 12 anni. Ben lontano da essere finito. Ti assicuro che potrà durare
potrà durare altri 12 anni One Piece. Infatti anche il manga ne vuole fermo 2-3 settimane, quindi anche One Piece sta ricevendo comunque qualche martellata ai fianchi. Questo povero Cristo lo sta anche ricevendo, perché comunque deve stare dietro. Per foto siamo arrivati a 300, siamo arrivati a oltre 100 volumi di manga, un attimo. Poi Dragon Ball è una storia a sé, perché Dragon Ball comunque alla fine c'è da sempre. Dragon Ball pure se floppa. Dragon Ball pure se floppa vende. Dragon Ball pure se floppa vende. Tutte le versioni che fanno, bene o male, qualcosa a qualcuno piace, quindi non c'è mai uno scontento generale in Dragon Ball. Per me Dragon Ball finisce. Per me Dragon Ball ognuno ha i suoi di Dragon Ball. Per me c'è lo Z, per qualcuno c'è il GT. Per qualcun altro ci sarà questo GT, che è iniziato adesso. Il GT di Dragon Ball è la fine, basta. Cioè, dopo il GT non c'è nient'altro. Poi c'è il Super. Dragon Ball Super è inguardabile. Però continua a andare. È inguardabile. Lo so. Nonostante apprezzi il fatto che Claudio Moneta abbia raccolto l'eredità di Paolo Torrisi, e ha fatto comunque un buon lavoro per non dispiace però così tanto. Adesso è inguardabile per me. Quindi capisci che incastrare un prodotto come il Cavaliere dello Zodiaco in questo scenario storico è impossibile. Come diceva prima Lim, Ken il guerriero, non hanno fatto niente, hanno rimasterizzato il primo film che uscì. Stop. E l'hanno ridoppiato. Hanno ridoppiato. Bellissimo oggi, lavoro, tra l'altro. Mi sono divertito, perché comunque bello, sono un sacco di parolacce. Però rivisto oggi, oggi, diciamo. Mi sono divertito, è quello. Ha molto senso, Un sacco di tagli, un sacco di cose date per scontate. Ray arriva così, che non... Cioè... Non sono ancora andato a vederlo. Usciamo fuori da senza di Toki. Manca Shu, manca un sacco Souser, manca un sacco di gente. Però il primo ripreso, neanche tutto, perché certi spezzoni, loro c'è il disclaimer paraculo all'inizio, che dicono non tutto siamo riusciti a farlo, infatti la differenza si vede, però dai, è uscito per festeggiare i 40 anni, ma per festeggiare i 40 anni ha ripreso una cosa che esisteva già, perché come diceva Lim, nessuno si butta a fare una produzione nuova su cose che purtroppo... Forse è già scritto che non funzioneranno, capisci? Anche perché... Hanno provato a fare una roba solo, che è stato un prequel. Su Ken ci hanno provato e non è andata bene. Ken è uno degli anime su cui hanno fatto uno dei primi live action. Non so se avete mai visto The Feast of the North Star. Ma per favore, non nominarmelo neanche, per cortesia. È una roba abominevole, davvero. Ken al posto di avere la cicatrice, cioè i salami piccanti sul petto. Ma poi, miseria, cioè, addirittura Ryu Ken me lo fate interpretare da Malcolm McDowell, Arancia Meccanica, ci rendiamo conto. Il pensiero che in tutto il film di Ken... venga dato praticamente l'un terzo dello spazio a Jagger, che era uno dei fratelli più deboli della storia del fumetto e dell'anime, e non venga inserito Toki, che è uno dei fratelli più forti della scuola di Okuto, è senza senso. Infatti ho detto solamente che io ho detto questo film io me lo andrò a vedere, ma non penso che riuscirò. Ma se mai dovessero buttarlo in un video, molto volentieri, perché purtroppo, ragazzi, i film anime... Volevo andarmi a vedere pure Naruto, perché io sono un grande amante di Naruto, e adesso fanno Naruto The Last, trasmettono al cinema, però lo fanno solamente durante la settimana, e io durante la settimana lavoro. Questo film di Ken me lo sarei andato a rivedere solo per il puro sfizio della curiosità di risentire Cigliano su Ken. No, sulle voci in onda da dire. Anzi, ci sono i fiorfiori di... Soprattutto alcune, non di tutte, persone. Quelle là, secondo me. Però, insomma, alcune sono proprio d'eccellenza. La voce di Raula, quella di Thanos, Raula, Prime, bellissima. Raul hanno però fatto Ray era inaspettata. Simone D'Andrea su Ray quella, non me quella di Raul era pronto. Abbastanza canonica come voce di Raul. Invece quella di... Devo dire che quella di... Direi ha colpito anche Shin, cioè le voci hanno fatto un lavorone. Quello su quello, Simone Andrea. Buon, abbiamo comunque finito. Ragazzi, io dico a Lim, dico a tutti quanti che secondo me su queste cose qua bisognerebbe fare una live a parte. Perché... questa è dei Cavalieri. Infatti, salutiamoci, ragazzi, che mi sta anche finendo la batteria. Allora, è stato un piacere.
ci vediamo la prossima settimana, cioè no, ci vediamo fra due settimane, andiamo avanti, finiamo la casa di Cancer, salutiamo tutti quanti e facciamo il case study, così parliamo tutta la puntata di Dead Mask. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie a tutti. Mai sentito il cosmo dentro di voi? Hai detto qualcosa, Angie? E avete mai sentito il cosmo dentro di voi? Ma mi sembrava grande, dovevo dirlo io. Il segreto del drago nascente. Va bene, lo dico, ragazzi.